La persona che cresce scopre il proprio orientamento verso una cosa o verso l'altra. Cioè, c'è un equilibrio diverso per ognuno tra addestramento e allenamento. Ogni arte ha i due aspetti. L'addestramento consiste nell'imparare a fare le cose automaticamente, come andare in bicicletta, pedalare, ma anche camminare, un automatismo. L'addestramento è qualcosa che si incorpora, cioè diventa il tuo corpo. Il corpo è tale in quanto fa qualcosa. L'allenamento è un'altra cosa. L'allenamento riguarda la creatività, riguarda la capacità di inventare ed è una cosa a cui ci si allena. Può essere più o meno innato, più o meno sviluppato, diciamo, in partenza, più o meno evidente, ma è una facoltà che si allena. E dunque queste due cose però si devono sempre compenetrare e sono tanto più compenetrate quanto più tu fai di un'attività la tua attività. Se la tua attività è fare il ciclista Un insegnante. o l'insegnante, vuol dire che tu in quella dimensione, in quello specialismo, diciamo, tu riesci a coniugare al massimo grado l'addestramento e l'allenamento. L'addestramento, cioè la cosa che sai fare per automatismo, e la creatività con cui eserciti questa funzione. A chi è chiara questa? A chi è chiara? Nel nostro sistema educativo non mi pare sia chiara. Posso chiedere una cosa? Un insegnante in grado di insegnare la creatività e la libertà, insomma, dietro deve avere una base. Deve essere creativo e libero. Sì, esatto, che comunque non è proprio Questo però dipende in indispensabile. buona misura da come è stato formato. Quindi noi stiamo parlando da adulti, per esempio, stiamo parlando da adulti di cose che bisognerebbe fare dalla prima infanzia. Noi siamo adulti, cosa facciamo? Non possiamo far finta di essere bambini, però sappiamo che, però possiamo comunque, che cosa ci impedisce? Di cercare di capire i due concetti che riassumono tutto, cioè poesia e musica, musichè, la composizione non delle nozioni, ma la composizione del tuo atteggiamento, del tuo modo di stare al mondo. È una musica, ha la stessa logica della musica. Ci sono i maestri che sono coloro che insegnano le nozioni. E servono anche quelli, ma se quelli avessero avuto un'educazione. Probabilmente sì. Ma un bambino impara quello che il maestro gli dice o quello che il maestro mostra di essere. Io so che un attore impara osservando il maestro, non ha importanza quello che dice. Magari anche per rifiutarlo. Ma certo, no, sai cosa scopri? Imitando, tu scopri la tua differenza da ciò che imiti. Improvvisando, scopri che sei capace di inventare qualcosa. Allora, questa nozione, nella filosofia contemporanea, ha fatto uno scatto. C'è un filosofo che forse conoscete, si chiama Jean-Luc Nancy, francese, ha parlato di corpo teatro. E lui dà questa definizione del corpo teatro. Dice, prima dell'arte, della religione e della ritualità c'è il corpo. Già questa è una frase che capovolge millenni di pregiudizi, perché a noi che cosa insegnavano? Che il teatro è la degenerazione laica, la laicizzazione del rito e dell'istanza religiosa. Lui invece dice, prima c'è il corpo. Quindi, non bisognerebbe dire pertanto che il culto precede il teatro e lo genera, bensì che il corpo teatro precede tutti i culti e tutte le scene. Cioè la religione è una degenerazione del teatro. Costa, eh? La teatralità non è né religiosa né artistica, ovviamente non è moralistica. Anche se la religione e l'arte derivano da essa, è la condizione del corpo che è esso stesso la condizione del mondo, lo spazio, il mondo, cioè
lo spazio della comparizione dei corpi, della loro attrazione e repulsione. Se noi accettiamo questo principio e ci ragioniamo, per esempio, assieme a Carlo Sini, che è il filosofo contemporaneo più sveglio, possiamo fare un ulteriore passo avanti. Perché la nozione di corpo-teatro può essere anche ambigua. Dire noi possediamo il corpo-teatro. Momento. Noi nasciamo con un corpo che è un corpo-teatro potenziale. Questo corpo, gli organi, le nostre gambe, le nostre braccia, diventano tali soltanto quando li utilizziamo e nel modo in cui li utilizziamo. Quindi impariamo a utilizzarli. Allora la questione fondamentale è quella di capire che noi nasciamo con un potenziale di corpo teatro che poi viene sviluppato a seconda dell'educazione, diciamo per dirla in fretta, dell'educazione, della formazione che riceviamo. Allora la vera questione è farsi il corpo teatro. Come si fa il corpo teatro? Come ciascuno di noi si fa il proprio corpo teatro? Per arrivare a quello che dice Nietzsche, cioè diventare se stessi, che è soltanto poi il punto di partenza, diventare se stessi, perché vuol dire cominciare il cammino di trasformazione continua. Fare la rivoluzione vuol dire trovare il punto di partenza, non arrivare alla rivoluzione. Quando trovi il punto di partenza devi partire però. Allora il vero problema è di quello di una nuova pedagogia, di una nuova formazione, della creazione del corpo teatro. Come creare questo corpo teatro? In una certa misura valgono i suggerimenti di Aristotele rivisitato, dei suggerimenti che troviamo ai primordi della nostra filosofia. Però bisogna guardare anche altrove. Il mondo ha avuto altre civiltà, non meno importanti della nostra. Noi adesso siamo la civiltà vincente, il paradigma vincente, ma nei paradigmi che hanno perduto si conservano tesori che noi immaginiamo, che però possiamo scoprire con lo studio e l'esperienza. Ad esempio, in sanscrito esiste una radice, la radice RT, RT, la R col puntino è RT. La radice RT è consustanziale, cioè presente e fondamentale, nelle seguenti parole: rito. Il rito che cos'è? Rito è ciò che dà valore. Il rito attribuisce irreversibilmente un valore. E il contrario di rito qual è? Irrito, cioè l'incapacità, l'assenza di valore, vano, inutile. La seconda parola è arte. Arte significa colui che padroneggia le forze della vita. L'artista è colui che padroneggia le forze della vita e lo dimostra producendo le forme che è specializzato a produrre. Il contrario di arte è inerte, non ha il rapporto con le forze della vita. La terza parola è ritmo. Il ritmo è il tempo della rappresentazione, non è il tempo del mondo. Il mondo non ha un ritmo, è un caos sonoro. Il ritmo è l'opera. La messa in ordine in qualche modo. Sì, l'organizzazione nel tempo. L'ultima parola è diritto, le regole. Le regole che bisogna rispettare per la composizione, anche non solo per la composizione dell'opera d'arte, ma anche per la composizione della giustizia, per la composizione di una sentenza a uno che ha commesso un reato. Quali sono le regole che tu tieni presenti? Il suo stato mentale, la sua condizione sociale, se aveva l'intenzione di farlo. Queste parole delimitano i confini di quello che possiamo chiamare teatro, nell'accezione ovviamente che ho cercato di suggerire, e suggeriscono un'altra cosa fondamentale, cioè che devono essere compresenti e interagenti tutte e quattro queste cose in qualunque cosa si faccia. E perché bisogna imparare a fare queste cose? Per sottrarsi alla parola che comprende la radice RT,
che si scrive vrti e che qualcuno, insomma, nella Vulgata si legge vritti. Vritti che cos'è? Vritti è come, io lo chiamo, il mio linguaggio, probabilmente non è la soluzione più brillante, il frullatore cosmico, cioè il casino della vita, il casino della vita universale, della vita cosmica, un casino indescrivibile, un casino invivibile, un casino incomprensibile, un casino inafferrabile. Per cavartela, per avere un'esistenza consapevole nel vritti in cui tutti siamo immersi, nell'azione del frullatore in cui tutti viviamo, bisogna saper mobilitare queste quattro parole, saperle utilizzare insieme. E chi è che, chi, cosa, come le si utilizza insieme? Con la costruzione del corpo teatro, facendosi un corpo teatro, facendosi ognuno il proprio corpo teatro, relativo alla propria anagrafe, cioè alla storia che gli è dato vivere, ma anche alla propria biologia, al proprio... Ma siamo sempre dentro una visione individualista, comunque dell'individuo, o questo corpo è un corpo relazionale? Assolutamente relazionale. È una visione, diciamo, di una moltitudine composta di unici, una moltitudine composta di mostri, letteralmente, da vicino nessuno è normale. Prodigi? Beh, qualche volta schifezze. Quindi questa è l'idea dell'attore, cioè l'idea del lavoro su se stessi, l'idea dell'imparare a fingere, perché fingere vuol dire fare, fingere vuol dire fare figure alla lettera, fare, creare. Fingere è il termine condannabile, tra virgolette, poi perché non è proprio il caso di essere moralisti, è simulare, simulare l'imbroglio. Però vedete, gli attori bravi, quelli sommi, sono quelli che sanno fingere. Fingi di piangere, devi piangere. Non puoi fingere di piangere, devi piangere. E se piangi, trovi dentro di te il motivo per cui piangere. Gli attori sommi sono quelli che sanno fingere. Gli attori scarsi sono quelli che simulano, oltre ad essere quelli che sono eterodiretti, sono soltanto reattivi agli stimoli che hanno incorporato e non invece autori dei sapori che hanno incarnato. Perché nel Natya Sastra, nell'estetica indiana, nell'antica estetica indù, si parla di sapori invece che di concetti, appunto, mentre nella nostra filosofia si insiste molto sui concetti, concetti. Sulla testa. Si parla di sapori. E i sapori sono le cose che mangi, sono le cose che tu incarni, ognuno di noi la incarna nel proprio. Anche ai grandi attori capita di avere le serate no, oppure le serate alterne. Solo che il grande attore, quando ha una serata no, che cosa fa? Non riesce a fingere bene. Fingere vuol dire fare ad arte, punto. Non riesce a fare ad arte, capita al grande attore. E allora se la deve cavare simulando. Però è lo stesso un grande attore, perché? Perché lui simula la memoria di quando è riuscito a fare. E quindi si vede la differenza lo stesso.